Anche l'edizione 2019 della settimana medievale è stata battezzata dalla pioggia. La manifestazione si è aperta con l'appuntamento irrinunciabile della tensione dei quartieri in piazza Plebiscito a Lanciano. Nonostante l'acqua, il pubblico ha partecipato numeroso per sostenere e applaudire gli atleti dei quattro quartieri della città che si sfidavano: Lanciano Vecchia, Civitanova, Sacca e Borgo. Le squadre si sono cimentate nella simulazione dei viaggi delle donne per lavare i panni alla fonte, del lavoro dei maestri vasai, agorai e funai e nel tiro alla fune. Prove di abilità e resistenza svolte rigorosamente in costume d'epoca. Ad aggiudicarsi il mastro giurato d'oro, trofeo dell'artista Vito Pancella, e il diritto a sfilare per primi durante il corteo storico in programma domenica 1 settembre è stato il quartiere Borgo con 22 punti, seguito a sole due lunghezze da Civitanova. Sacca ha totalizzato 14 punti, Lanciano Vecchia ha chiuso la classifica con 13 punti. Ad assistere alla tensione dei quartieri anche Lanfranco Tenaglia, che vestirà i panni del mastro giurato il 1 settembre. È una manifestazione bellissima che conoscevo, sono venuto diverse volte. E oggi la pioggia non ha aiutato, ma c'era tanta partecipazione di persone, di turisti anche e soprattutto di ragazzi. Il coinvolgimento di questi giovani, che sia nell'organizzazione sia nei giochi, è straordinario, perché permette loro di avvicinarsi alla tradizione popolare e alla cultura, e questo è un merito grandissimo del Mastro Giurato, dell'Associazione del Mastro Giurato e di tutti coloro, a partire da Danilo Marfisi, che si impegnano per far vivere questa bellissima tradizione.